Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Star Wars Battlefront, che è la beta di un gioco molto molto spettacolare, tipo Call of Duty, diciamo. Perciò facciamo i Walker Assault, che è una specie, praticamente siamo 20 contro 20, perciò siamo 40 in totale. Infatti, come potete vedere, player 40, qui possiamo cambiare le armi e mettere degli accessori tipo le granate e altra roba. La definizione è una cosa spettacolare. Siamo già morti subito. Vi stavo dicendo, la definizione è una cosa spettacolare. Ora fatemi mettere l'allasse, questa è con la granata che si era buggato. Vi stavo dicendo, la grafica è, non lo so, cioè non so cosa è troppo definito questo gioco. Abbiamo ucciso uno in mitra potentissimo. È un po' difficile, diciamo. Siamo belli e morti. E ora in questa partita farò schifo di sicuro, perché ho già fatto, sono già morto un casino di volte. Però tipo prima ho fatto una partita e ho fatto 26-10 mi pare, e sono arrivato primo, e cioè avevo un casino per farlo. Qui sto morendo in continuazione ancora in cima a queste, ora voi vedete quello, vabbè, in cima allo schermo vedete due simboli dei robot, praticamente perché contro di noi abbiamo questi due robot, e quando arrivano in fondo praticamente sparano alla nostra base e ci distruggano. E noi siamo, bisogna difendere la nostra base, però praticamente si perde sempre perché è impossibile farli fuori. Invece questi qui sono degli oggetti, praticamente ci teletrasporta sopra questo oggetto che vola, però è un difficilissimo controllarlo, praticamente a me non mi riesce, e di solito praticamente faccio all'Akbar, perché è più ganzo fare l'Akbar contro qualcosa, come ora, vai. Però non si ammazza mai nessuno. O se no ci sono anche diversi oggetti, tipo altri robot o delle armi più potenti, tipo lanciarazzi, così. Poi ci sono le torrette, queste qui, e ci sono anche i mitra più pesanti. Abbiamo vinto, ero entrato in questa partita, era, come potete vedere, ci sono questi qui che sparano alla base e si vince. Infatti sono arrivato, che schifo, sono arrivato 17esimo, cioè che schifo fatto questa partita, non lo so neanche io. Già la beta è già molto bella, ve lo dico, grave il multiplayer molto buono. Ora qui passiamo a livello 5, penso di sì, dai. Massimo, praticamente il livello 5 è il massimo di questo gioco che si può fare, perciò anche se si continua ad andare avanti nei punteggi come ora, penso si rimanga sempre il livello, sì, sempre il livello 5. Poi ci dà i, diciamo, tipo dei crediti per comprare le armi e dei nuovi oggetti, però alcune cose sono ovviamente bloccate perché serve la versione completa. Facciamo un'altra partita, anche questa era già quasi iniziata, sono tutte quasi già iniziate. Questa volta bisogna difendere, penso, sì. E invece nel pezzettino prima, nella partita prima, bisognava attaccare noi. E è un gioco molto, ve lo dico, c'è il cecchino, questo fucile lì, c'ha, sì, che è questo, c'ha una precisione, cioè a me non mi riesce neanche girare con quella gigio e vola. Vi stavo dicendo, il cecchino c'ha, cioè è troppo forte. L'unico problema è, c'ha praticamente, anche se gli spari addosso agli avversari, gli rimangano 10 di vita. Perciò gli devi sparare velocemente con l'altra arma, se no gli si ricarica la vita. Però tipo, se gli sparate in testa muore subito. Spacchiamo i droni, cioè ci amano tutti. Vi dicevo, invece, se gli sparate in testa muore, praticamente muore subito al primo colpo. Ormai però è difficile fare headshot.
su questo gioco, però tipo l'ho fatto una a due porti, ce l'ho fatta a farlo. Vediamo se troviamo gli avversari. Sì, va bene. Muoio sempre, io quando registro muoio sempre. Se non registro vinco sempre, io non c'ho parole. Sarà un problema della registrazione. Contro un muro, tipo sparare dalla distanza è molto difficile, perché praticamente queste armi hanno un rinculo praticamente. Cioè quando iniziate a sparare la mira si alza tantissimo, perciò non ce la farete mai a colpire il bersaglio, però con un po' di precisione in più ce la fate. Ve l'ho detto, il meglio che c'è dei fucili per me è il cecchino, cioè è una cosa impressionante. Cioè tirate da chilometri di distanza, lo ammazzate se lo prendete in testa, cioè è una cosa spettacolare. Poi ci sono due diversi tipi di granate, ora io metto questa qui che è la granata termica, secondo me è la meglio, cioè la granata normale, vai, chiamo il mitraglione. Stavo dicendo, io piglio sempre la granata, cioè esploso tutto, piglio sempre la granata normale, perché per me, cioè è più forte. Poi c'è anche un'altra di un altro tipo, però non mi garba tanto, quello non muore, vabbè. E ora guardiamo se riusciamo a fare culo il robot laggiù. Dai, quasi morto. Quei robot lì, se li colpite col cecchino, cioè gli leva un casino di vita. Oh, mitraglione, vai, quello è mio. Quel boom, vai, boom. Cioè si muore subito, colpa della torretta. E ora tutta la... ecco, vai. Buonanotte. Cioè guarda lì, è esploso accanto quello lì, non gli è successo niente. E io gli sto continuando a sparare, vai. Cioè se trovate Dark Feather, cioè è finita, cioè perdete per forza, perché è troppo forte. Cioè guarda, siamo in 50 sparagli, non muore, cioè è invincibile qua. Anche guarda, gli ho esploso la granata e morto io, senza senso proprio io. E poi praticamente, come potete vedere in basso a destra, c'è, come vi stavo dicendo, la granata, il fucile da cecchino. E quello lì più alto nel mezzo praticamente è tipo una cosa, abilità, non so come chiamarla. Praticamente se tenete premuto triangolo, i colpi che sparerà sono tipo la girase, cioè più potente, diciamo. E poi ci sono anche altre modalità tipo lo scudo e questa roba così. E per ora anche in questa partita sto facendo veramente cacare, perché sto parlando, invece se mi concentro normale vinco per forza. Cecchino, che cazzo mi spari? Quello era mio, benissimo. Ma come potete vedere c'è anche l'interno di queste stanze qui. E ora ve l'ho detto, già la beta è un, già dalla beta si vede che è un bellissimo gioco, assurdo. Questi chi ha T, cioè sono delle bestie, cioè ti ammazzano subito. Io vediamo il mitraglione, dai, dove cazzo siete? Tu sei lì davanti. Poi già quel mitraglione che, cioè, è potentissimo per ammazzare. Ragazzi, per questo video può finire qua. Non riesco a farvi vedere tutta la partita perché dura ancora tanto, perciò ci becchiamo a un altro episodio di Star Wars. Ciao ciao bella gente, buona.